Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Lavoravo all'interno di una cucina, tagliando una forma di parmigiano, è partito il coltello, tranciato di netto il nervo radiale. Siamo in un quartiere di edilizia popolare a Genova. Lei ha 50 anni e la chiameremo Giorgia. Ha un figlio adolescente ed è stata vittima di un infortunio sul lavoro nel 2020. Precaria, dopo l'infortunio non le hanno rinnovato il contratto. Vive da 2 anni con 300 euro di reddito di cittadinanza. Invalida, disoccupata, separata, con un figlio minore. Lo scorso anno ha subito lo sfratto esecutivo per morosità incolpevole ed è finita in mezzo alla strada. Da mesi dorme accampata nell'ufficio che un'amica le lascia per la notte. Mi ha detto: guarda, ti posso mettere dentro questo ufficio, tra l'altro non ho neanche più tutti i miei vestiti, ho solo qualche cambio. È passato un anno da quando il comune le ha promesso una casa d'emergenza. Questa sarebbe la casa promessa praticamente da un anno e mezzo. Però se c'è un cane direi che l'appartamento è abitato. Sta bel fuori. No, perché mi doveva essere assegnato a me. E... a me li voglio buttare poi con la bambina. No, prima ero abusivo, ora sono mappa da cuore. Mi sono appunto la bombola, mi è fiancato, mi scoppia il palazzo. 25 anni che portavo. Ma tu sei all'interno 8? Sì. Io il 16 ottobre dovevo entrare all'interno 8. Sì, no. Mi dispiace questo. Avere il pugno, andare lì a spaccare la faccia a tutti quanti. Mentre siamo lì, Giorgia viene chiamata dall'ufficio emergenza casa del comune. Qualcuno li ha avvisati della nostra visita. La sgridano. Signora, cosa fa lì? Ho scoperto che la casa che mi era stata assegnata è stata data a un'altra persona. Quello che colpisce in situazioni come queste, purtroppo all'ordine del giorno, è che Genova da 40 anni è in declino demografico, ha perso 255.000 abitanti, case vuote, qui ce ne sarebbero a volontà. Abbiamo circa 35-40.000 appartamenti privati sfitti e qui si aggiungono 1.400 di edilizia pubblica che necessitano di interventi e quindi ogni anno, a fronte di quasi 3.000 persone che richiedono la casa popolare, se ne assegnano neanche 150. Questa situazione cosa crea? Crea una guerra tra i poveri che viene ben orchestrata da una certa politica. Capisco veramente quando le persone prese dalla disperazione buttano giù le porte e vorrei essere una di quelle persone in questo momento perché sono arrivata allo stremo.